non è stata rivendicata perché non c'è, perlomeno da parte nostra, tra l'altro è un balletto veramente stucchevole. E ormai abbiamo escluso che ce n'è una parte del nostro gruppo, forse ce n'è una residuale, siamo a ridicolo, ci sono 16-17 voti e si guarda ad un gruppo che non solo ha votato compattamente scheda bianca ma ha respinto quella indicazione di candidatura. Oggi alla Camera, per evitare ogni ambiguità, avremo un nostro nome, lo vado a concordare con l'intero gruppo, così evitiamo di guardare dove sono girate le scarpe, quanto tempo si sta dentro, e tutto il gruppo di Azione Italia Viva avrà una propria indicazione di candidatura. Anche perché ritengo quella di Fontana una candidatura irricevibile, al limite della provocazione, perché se dovesse essere eletto sarà il presidente di tutta la Camera, ma non è certamente il profilo che serve oggi.